Un saluto a tutti i cari amici di YouTube. Ho già fatto un video riguardando Arsène Lupin, considerandolo uno dei supereroi sconosciuti e qui non ho inventato niente. Adesso invece volevo parlarvi del brigante che ha ispirato l'icona di Arsène Lupin, del ladro gentiluomo che aiutava i poveri derubando ai ricchi. Adesso vi devo parlare di un certo Alexandre Marius Jacob, nato a Marsiglia il 29 settembre 1879, era figlio di un marinaio e ha sempre fatto il mozzo su varie navi. Ultimamente si trovò in una nave che si venne a sapere che era una nave pirata mentre stava andando verso l'Australia, erano stati imputati tutti quei marinai che in realtà erano pirati di 106 furti, ma ne imputarono 150. Il gruppo che si trovava su quella nave si chiamavano le Traverse de la Nuit, cioè tradotto in italiano i lavoratori della notte, e venne quindi arrestato per la prima volta, ma si fece voler bene dalla maggior parte dei detenuti e anche da quelli che li sorvegliavano, dai sorveglianti. Quando venne scarcerato, successe che lui andava a derubare ai ricchi e anche ai sacerdoti, a persone che secondo lui non servivano a niente. Quelle persone che stanno giusto per far pagare agli altri le tasse e vivono mantenuti dai cittadini perché pagano le tasse. Quindi lui è vero che rubava alle persone ricche, ma non rubava mai ai medici, non rubava mai agli uomini di scienza, agli artisti e agli ingegneri, perché loro erano sì ricchi, ma erano utili alla società. Quindi lui rubava solo a quei ricchi che a parer suo non erano utili alla società. Quest'uomo che vi sto parlando adesso, Alexandre Marius Jacob, aveva un grande senso dell'umorismo, un grande sarcasmo, era amante del gioco d'azzardo, dell'arte e delle belle donne. Per questo motivo, nel manga di Lupin III, era molto spesso ingannato da Fucigo o da Margot. Era realmente un appassionato di belle ragazze. Era assolutamente vero che lui molto spesso si trasformava, cioè si mascherava, facendo finta di essere altre persone per ingannare chi doveva derubare. Molto spesso veniva scambiato per una spia, venne arrestato per la seconda volta il 21 aprile 1903 per il fatto che rubava, ma in carcere si fece voler bene da molti, anche dal direttore del carcere, perché venne a perdere la chiave della cassaforte, chiese aiuto e lui in un secondo ha saputo aprire la porta, l'anta della cassaforte. In molti lo volevano bene, anche i bambini, non solo i detenuti del carcere, non solo i sorveglianti, ma anche fuori lo volevano bene in molti per la sua bontà e per il suo senso dell'umorismo. Sapevano che lui derubava, ma sapevano anche che quello che lui derubava poi lo dava ai bisognosi, un po' come una versione moderna, contemporanea di Robin Hood. Si dice che lo scrittore Maurice Leblanc aveva scritto
un libro ispirandosi a lui. Però l'aveva chiamato Arsène Lupin e questo personaggio semi-leggendario era diventato già un personaggio noto a tutti, Arsène Lupin, secondo soltanto al personaggio immaginario Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, che poi era anche un appartenente alla Golden Dawn, come noi sappiamo, uno degli appartenenti alla Golden Dawn, tra cui anche Dan Brown, un altro scrittore, Dracula e molti altri, Lewis Carroll e tante altre persone che facevano parte della Golden Dawn, del Sacro Cerchio dell'Alba Dorata. Ma ritornando a parlare di Alexander Marius Jacob, morì a Réveillé il 28 agosto del 1954, mentre stavano facendo una festa in suo onore. C'erano le giostre e molti bambini stavano giocando, mettendosi sulle giostre, e molti adulti stavano divertendosi e oltre a divertirsi stavano anche mangiando, perché è quello che si fa alle feste. E durante quella festa Alexandre Jacob si suicidò impiccandosi e lasciò una lettera dicendo: c'è una bottiglia di vino e un bicchiere, brindate alla vostra salute. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.